Esperia supera in 4 set la Treme Pallavolo Perugia nella terz'ultima giornata di campionato. Eccoci qui con la nostra coppia di coach Vale e Manu. Allora, partita iniziata come sempre un po' col diesel, però alla fine anche quest'oggi sono 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Che emozioni avete vissuto dal campo? Ciao a tutti, oggi ho un po' di voce quindi non lo mando da solo. Tante emozioni, c'è molta tensione, la palla scotta, lo sappiamo. Poi il fattore casa ci ha aiutato, siamo partiti sì male, molto contratte, però ero sicura che insomma se andavamo là potevamo fare qualcosa. È stata dura, 24-21 nel secondo, l'abbiamo preso, abbiamo avuto le palle per dire cavoli lo vogliamo, la vogliamo questa vittoria e l'abbiamo presa. Ora dovremo dare un'occhiata a quelli che sono i risultati delle altre partite, però in ogni caso ci sono ancora 2 impegni fondamentali da onorare, di cui il prossimo in casa tra l'altro con Sant'Elia. Sì, tra l'altro è una partita che ci vede qui in casa, ma che all'andata ci ha portato, siamo tornati a casa con 0 punti, e quindi è complicata anche lì, perché lo storico dice che loro sono una buona squadra. Non sappiamo ancora, almeno io non conosco i risultati delle altre, però credo che sabato, tocco tutto il ferro possibile, potrebbe essere una giornata importante. Mi fermo qui. Sì, sono 2 partite importanti, però dipendiamo un po' anche dagli altri risultati. Sant'Elia è una forte squadra, però siamo in casa, ecco, abbiamo questo fattore a favore e spero di sfruttarlo. Direi che un applauso l'ho fatto oggi anche al Palaradi, veramente pieno, rumoroso. Volete fare un ringraziamento ai tifosi? Sì, io ringrazio, era molto pieno anche perché sono venute le nostre giovanili di Asola e quindi ringrazio i ragazzini e le ragazzine, ma soprattutto i genitori che sono venuti super numerosi e con entusiasmo e dovrebbero essere qua anche sabato prossimo. Quindi invitiamo tutti anche sabato, esatto, che ci serve tantissimo pubblico. Grazie mille ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Siamo con il coach delle ospiti, Guido Marangi, bentornato ai nostri microfoni, coach. Ciao, ben trovati anche a voi. Allora, complimenti per la partita perché avete reso comunque dura la strada di Cremona quest'oggi. Cosa ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto di meno delle tue? Ma sicuramente abbiamo approcciato bene la partita oggi perché abbiamo lavorato forte su un muro di difesa, abbiamo battuto molto bene all'inizio, cosa che invece siamo un po' calati nel seguito della partita. E poi sappiamo che Cremona comunque è una squadra che uno riceve bene, due ha tanta tecnica su quello che è il lavoro anche loro di muro di difesa. Quindi sappiamo che era una partita che sarebbe diventata lunga e complicata e purtroppo loro sono stati più bravi di noi. Poi anche quest'oggi non ti ha portato tanta fortuna il discorso di alcuni ragazzi disponibili, però veramente avete reso complicata la vita, insomma. Comunque un applauso vi va fatto per quello che state dimostrando. Grazie, tanto sì, più o meno con l'emergenza ormai ci siamo abituati perché è dall'inizio dell'anno che va avanti così, però sì, comunque chi entra, chi viene chiamato in causa comunque trova il suo spazio e riesce anche a tirare fuori una buona prestazione. Sì, anche oggi comunque dai, ma alla fin fine è stata una buona prestazione all'inizio, poi purtroppo te l'ho detto, siamo calati, è venuta fuori sicuramente la capacità di Cremona e la qualità di Cremona perché sicuramente è un'ottima squadra. Ti ringrazio Guido e in bocca al lupo per le future partite della 3M. Crepi, alla prossima. Siamo con la schiacciatrice Gaia Traballi, benvenuti ai nostri microfoni innanzitutto. Ti chiedo un commento al termine di questa partita, avete reso complicata la vita a Cremona, cos'è mancato quest'oggi? Allora, credo sicuramente il secondo set è quello che un po' ha fatto la differenza perché abbiamo allungato di un break quando ero in battuta veramente importante, dove forse abbiamo abbassato un pochino la tensione e questo ha permesso sicuramente a Esperia di ritornare in partita, di farlo bene attraverso un'ottima difesa e degli ottimi attacchi, insomma, di Piovesan soprattutto. E quindi da lì secondo me si è abbassato tanto il morale per essere stati sopra, per aver pensato di avere già uno scarto importante sulla partita e quindi questo ha demoralizzato parecchio e ci ha fatto commettere degli errori poi dopo. Ti ringrazio Gaia e in bocca al lupo per le finali partite della 3M. Grazie mille anche a voi. Noi siamo con la nostra centrale Sofia Ferrarini.
Allora Bubi, oggi una bella partita, una bella vittoria nonostante l'inizio ormai classico a diesel. Che emozioni hai vissuto in campo? Sono molto felice, come hai detto tu, siamo partite un po' a rilento, ma siamo state molto brave a venirne fuori, abbiamo giocato di squadra, nonostante il secondo set eravamo in svantaggio, ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato bene muro difesa e anche con un colpo di fortuna abbiamo portato a casa il set e poi gli altri due sono andati un po' più lisci. Durante la settimana stiamo lavorando molto bene e è un peccato che mercoledì scorso non siamo riusciti ad entrare in campo, ma ottimo che oggi ci siamo riusciti a riscattare e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Così come sarà importante la prossima partita in casa qui con Sant'Elia e poi l'ultima Vicenza, le ultime due fatiche di questa stagione, ci giochiamo la salvezza matematica, insomma. Esatto, come hai detto tu, adesso vedremo anche i risultati delle altre squadre per capire se abbiamo già una matematica salvezza, ma a noi non interessa, vogliamo finire l'anno in bellezza e quindi dare il massimo in tutte le partite e da martedì riprenderemo a mille per poi giocare contro sabato. Grazie mille Bubi, complimenti ancora e alla prossima. Grazie mille, ringrazio anche tutto il Palaradi che oggi era pienissimo.